Nel video di oggi metteremo alla prova quella che è considerata la seconda scheda grafica più potente nella fascia Small Form Factor, cioè quelle schede grafiche piccolissime, compatte e senza bisogno di alimentazione esterna. Quella che vedremo oggi è la RTX 2000 ADA Generation. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questa scheda grafica per andarne a testare le prestazioni in diversi ambiti di produttività e ovviamente anche in gaming. Come vi ho già detto dalla intro, questa è una scheda grafica molto particolare perché è una SFF, cioè Small Form Factor. Infatti non necessita di alimentazione ausiliaria perché ottiene tutto il budget energetico dal connettore PCI Express. Infatti, andando velocemente sulle specifiche tecniche, consuma solamente 75 watt ed è, come potete notare, molto più sottile e compatta rispetto alle schede grafiche tradizionali, il che la rende perfetta per tutti quegli ambiti in cui lo spazio all'interno del case è di vitale importanza, soprattutto quindi se vogliamo realizzare delle workstation mini super compatte. Prima però di continuare col video, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale. La domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte: uno per quanto riguarda l'hardware e i videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. Mi raccomando, in questi giorni stanno passando veramente delle ottime offerte, quindi dateci un occhio, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Infine, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, così da non perdere nessun video breve che lì verrà caricato in versione integrale, visto che ancora oggi su YouTube i video short vengono tagliati a 60 secondi. La RTX 2000 ADA Generation è uscita all'inizio di quest'anno 2024 e presenta al suo interno l'architettura ADA Lovelace, giustamente come dice il nome. La GPU che monta al suo interno è basata sul chip AD107, che è lo stesso che ritroviamo su una scheda grafica consumer, cioè la RTX 4060. Però, diversamente da quest'ultima, questa RTX 2000 ADA ha 2816 CUDA core, che sono un pochino meno rispetto ai 3000 e qualcosa che ha la 4060 a disposizione. Quindi abbiamo un silicio non di fascia altissima, ma che comunque, essendo posizionato in una scheda così piccola e compatta e che consuma così poco, sicuramente avrà qualcosa da dire. Le frequenze poi a cui opera questo chip arrivano in boost a 2130 MHz, anche se poi in realtà in diversi ambiti ho visto arrivare questa GPU anche a 2400 MHz, pur non essendo stabile fissa su questa frequenza, quindi davvero niente male. Per quanto riguarda il comparto memoria, questa scheda grafica monta al suo interno, pur essendo così piccolina, 16 GB di memoria GDDR6 ECC collegata con un bus a 128 bit con la GPU. Il tutto per un bandwidth complessivo di 250 GB al secondo, quindi non un bandwidth assurdo. Ricordo, la RTX 4060 arriva a 272 GB al secondo, però ovviamente quella scheda ha 8 giga, questa ne ha 16, che potrebbero essere molto utili in diversi ambiti professionali. Il TDP e relativo consumo, ve l'ho già detto, sono di 70 watt e come uscite abbiamo 4 mini DisplayPort, quindi anche per collegare fino a 4 monitor questa scheda va benissimo. E come connessioni al PC abbiamo un PCI Express 16x, ma in realtà è collegata con 8 linee PCI Express 4.0, che non risulteranno comunque un bottleneck, date le prestazioni e la quantità di VRAM comunque molto elevata di questa scheda. Detto questo, ora direi di passare brevemente alla piattaforma di test, per poi passare ai benchmark, dove vedremo questa scheda anche confrontata con il suo predecessore, la scheda che è venuta prima di questa sulla stessa fascia, cioè la RTX A2000, che in quel caso la A stava per Ampere e non per ADA, cioè quella che faceva riferimento alle RTX 3000 in formato desktop, che è una scheda che abbiamo visto in un video dedicato, che vi lascio linkato qua in alto nelle schede, diversi mesi fa. Quindi così per andare a vedere se effettivamente vale la pena magari puntare a quest'ultima e non a quella più vecchia.
Vi dico però, il prezzo è un fattore da tenere molto in considerazione, secondo me, e ovviamente lo andremo a vedere meglio dopo aver visto i benchmark. Quindi, come piattaforma abbiamo la TestBench, anche qui video dedicato che trovate qua in alto nelle schede, ed è composta al suo interno da un Ryzen 7 7700, quindi architettura Zen 4 8 core 16 thread, montato su una scheda madre Asus ROG Strix X670e Gaming Wi-Fi. Come RAM abbiamo 32 GB DDR5 a 6000 MHz con cache latency a 30, e come alimentatore abbiamo il ThermalTake 1000 W 80 Plus Platinum. Come dissipatore, per tenere fresco il tutto, abbiamo l'Endorphy Navis F240 ARGB, e come SSD invece abbiamo il Crucial T500 da 2 TB. Quindi ora direi di partire coi benchmark. Partendo col primo benchmark di produttività, abbiamo Cinebench 2024. Qui la RTX 2000 ADA è in netto vantaggio rispetto alla A2000, facciamo infatti 4000 punti in più. Su Blender Open Data 4.3, anche qui un bel vantaggio per la RTX 2000 ADA, 2600 punti contro 1842, mentre se passiamo a Octane Bench, in questo caso ci sono comunque dei grossi vantaggi, ma non magari spaventosi come quelli visti su Cinebench, 292 punti contro 238. Su V-Ray 6 anche qua vediamo un netto vantaggio per quanto riguarda la scheda Ada Lovelace, 1600 punti contro 1100 per il CUDA score e 2500 punti contro 1700 rispetto all'RTX score. Passiamo ora a Geekbench 6, anche in questo caso abbiamo dei vantaggi con la nuova Ada Lovelace, anche se non così marcati come nei benchmark precedenti. Passiamo ora a SpecView Perf, qui abbiamo una collezione di benchmark che vengono testati da questo software, e in questo caso anche qui vediamo un vantaggio per la nuova ADA, anche se magari meno marcato rispetto ad altri applicativi. Su Stable Diffusion Automatic 1111 abbiamo 9,6 iterazioni al secondo per la ADA, mentre 7 circa per la Ampere. Passiamo ora ai giochi. Abbiamo Control come primo titolo in Full HD e settaggi di Digital Foundry. In questo caso la RTX 2000 ADA fa 87 fps contro i 76 della A2000 Ampere. In 4K DLSS prestazioni anche ray tracing medio abilitato, la 2000 ADA si comporta relativamente bene con 47 fps, mentre la A2000 non riesce a far partire il titolo. In Alan Wake 2 Full HD DLSS Quality e settaggi di Digital Foundry 52 fps contro 38, quindi anche qui una bella differenza tra le due schede. E passando al Full HD con però anche path tracing abilitato, facciamo 30 fps con l'ADA e solamente 18 con la A2000, quindi diciamo non propriamente giocabile. In Death Stranding Full HD settaggi maxati, 102 fps per la RTX 2000 Ada Lovelace contro 83 della A2000, che comunque sono perfettamente giocabili in questo titolo. Se passiamo al 4K con DLSS prestazioni, stessi settaggi, 74 fps per la 2000 Ada contro 58 della A2000. Passiamo ora a Fortnite in Full HD settaggi medi, 212 fps per la 2000 Ada contro 165 della RTX 2000, in entrambi i casi perfettamente giocabili. God of War Full HD settaggi alti, 76 fps per la 2000 Ada Lovelace contro 65 della A2000. In questo caso si difende molto bene la scheda Ampere. In 4K DLSS prestazioni, sempre settaggi alti, in questo caso 56 fps per la Ada contro 44 della Ampere. Se passiamo ora a Cyberpunk 2077 Full HD settaggi di hardware unboxed, 81 fps per la 2000 ADA contro 52 solamente della RTX A2000 Ampere. In Full HD ma con ray tracing medio abilitato e sempre invece DLSS Quality, 49 fps contro 29, qui una grossissima differenza dovuta ai core della nuova architettura. Resident Evil 4 Remake Full HD è priorità alla grafica, 91 fps contro 70 della scheda precedente, quindi anche qui niente male. Su The Finals Full HD DLSS Quality e settaggi medi con anche ray tracing medio, 105 fps contro 78 della RTX Ampere. Passiamo ora a Black Myth Wukong in Full HD e DLSS Quality con settaggi di Digital Foundry, e nel benchmark otteniamo 54 fps di media per la RTX 2000 ADA contro 39 della Ampere. Su Age of Mythology Retold in 1080p e settaggi maxati con anche ray tracing a medio, 106 fps contro 75. Per passare all'ultimo titolo, Final Fantasy XVI Full HD DLSS Quality, settaggi al massimo 61 fps contro 45. E ora direi di passare alle considerazioni finali.
Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto i benchmark, con queste due schede grafiche qui abbiamo la nuova ADA e qui invece abbiamo la Ampere, anche se sembrano praticamente identiche, in realtà una ha il backplate e l'altra no, quindi per questo si differenziano, però al di là dell'estetica queste due schede secondo me sì, sono molto molto interessanti, anche se c'è da dire ora il grande elefante nella stanza, cioè il prezzo, perché pur essendo molto interessante questa RTX 2000 ADA, rispetto alla A2000 c'è da dire che costa molto molto di più, nel senso che nuove il prezzo MSRP delle due schede era molto simile, la Ampere costava $500 circa, mentre questa qui ne costa 650. Il fatto è che in realtà questa RTX Ampere A2000 arriva a costare al giorno d'oggi, la possiamo prendere su eBay con €200 abbastanza facilmente, a volte anche un po' meno, il che la rende davvero ideale a mio parere per tutti questi ambiti in cui la compattezza è il fattore principale e ovviamente anche le prestazioni non sono da dimenticare. Questa RTX ADA dalla sua sì ha delle prestazioni maggiori, ovviamente il fattore principale è la VRAM perché questa rimane a 6 GB, esiste anche una versione da 12 però ovviamente costa di più, questa ha 16 giga, che però anche qui dipende un po' dall'ambito in cui la andiamo ad utilizzare. Ovviamente utilizzare questa scheda in particolare per il gaming, secondo me, non ha senso. Piuttosto potremmo valutare quest'ultima perché non ci costa chissà quanto e comunque abbiamo buone prestazioni. Il fattore della VRAM che potrebbe ingolosire qualcuno, in realtà è da considerare strettamente per l'ambito di produttività. Anche qui nei vari benchmark, in realtà raramente siamo riusciti a vedere un consumo che superasse i 10 gigabyte. Questo perché ovviamente dipende da che carico di lavoro dovete andare a svolgere su questa scheda. Quindi per tirare un po' le fila delle conclusioni, secondo me questa scheda lascia un po' il tempo che trova. In realtà se proprio vogliamo andare a spingere fortissimo le prestazioni, abbiamo bisogno di un sacco di VRAM, avrebbe forse senso addirittura prendere quella che è la più potente RTX in formato SFF attualmente, cioè la RTX 4000 ADA, che al suo interno invece ha il chip AD104 che è lo stesso della 4070 e anzi ha anche qualche core in più sbloccato. In quel caso però prepariamoci ad aprire il portafoglio perché è una scheda che costa €1.250. Però se abbiamo veramente esigenze particolari come queste ultime, quindi una workstation super compatta, consumi ridotti, però comunque buona potenza e buon quantitativo di VRAM, queste schede fanno sicuramente il loro lavoro. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e inoltre vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello sulla RTX 4070 Ti Super che abbiamo visto qua sul canale diversi mesi fa, mentre il secondo video che vi consiglio è quello che riguarda la RTX 2060, alternativa più economica, comunque relativamente compatta, che potreste valutare sulla fascia dei €100. Detto questo, è veramente tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!